L'avvocato dei due, uno dei due nigeriani, l'avvocato di uno dei due nigeriani, cioè quello che avrebbe procurato la dose di eroina mortale, perché Innocent, il nigeriano che è stato preso per primo, è uno spacciatore di marijuana, non aveva l'eroina e quindi è andato da un suo amico che ha fornito l'eroina e anche lui sarebbe stato nella casa in cui si è consumato il vilipendio del cadavere, come dice in maniera laica il nostro codice di procedura penale. Bene, questo secondo pusher fornitore di eroina ha un avvocato e l'avvocato dice no, il mio pusher non c'entra nulla, il che è legittimo perché fa l'avvocato, però esagera perché dice una cosa che non doveva dire. Sapete che cosa dice? Nella casa di Innocent non ci sono le orme e le impronte del mio assistito, ma dice oggi il mio assistito che si chiama Desmond è tranquillo, in quella casa non ci sono le sue impronte, piuttosto ci sono le impronte di Matteo Salvini. Avete capito cosa dice l'avvocato di uno di questi due nigeriani? Che nella casa ci sono le impronte di Matteo Salvini. Allora, avvocato, non faccia lo spiritoso. Non faccia lo spiritoso, il sarcastico. Hanno preso, non so se il suo assistito, ma l'altro sicuramente ci aveva il sangue indosso, hanno preso una ragazza, forse già morta, e l'hanno fatta a pezzi. Io non farei battute sulle orme di Matteo Salvini, chiaro? Non farei queste battute, perché non c'è da fare. Queste battute sono oscene, come quelli che danno solidarietà a lo sparatore folle fascista di Macerata. Sono sullo stesso identico piano, identico, sono entrambe veramente disgustose. C'è un'altra vicenda su questa storia, la racconta La Verità, e cioè che a Macerata si sarebbe creato un business. Io voglio vedere se riesco a chiamare il giornalista che sulla Verità ha fatto questo pezzo, che si chiama Carlo Cambi. Vediamo se riusciamo a sentirlo, Carlo, perché ve lo faccio raccontare da lui, un collega che racconta che cosa è successo a Macerata. Ecco, il Libero. Carlo, Nicola Porro, siamo in diretta sulla... Ciao, siamo in diretta sulla Zuppa. Dimmi velocemente, cosa scrivi oggi sulla Verità? Cosa succede? Succede che il GUS, che sarebbe questa ONG che accoglie i migranti, non pubblica i suoi bilanci, ma abbiamo scoperto che in 4 anni è passata da 2,7 milioni a 26 milioni di fatturato, tutti pagati dai contribuenti italiani, per mantenere gli immigrati irregolari. Tra questi ovviamente c'era anche il ragazzo nigeriano accusato di aver squartato la povera Pamela, che è costato al contribuente italiano 50.400 euro. La cosa più carina è che questa ONG, che è di Macerata, ha avuto una carriera parallela a quella di Laura Boldrini, che in questi bilanci ci sono delle misteriose donazioni di cui nessuno sa, né i destinatari né gli importi, e che il sindaco di Macerata Carancini più volte richiesto di pubblicare questi bilanci, e la prefetta di Macerata, che ha una carriera nell'assistenza dei profughi, più volte richiesto di pubblicare questi bilanci, non li ha mai pubblicati. Ma anche il sindaco ha fatto richiesta di pubblicare questi bilanci? No, l'ha fatta l'opposizione al sindaco, e il sindaco ha risposto: non è di mia competenza, ma vi vorrei far notare una cosa molto singolare al proposito. Macerata, che già ha oltre 1.000 profughi, grazie alla prefetta e al sindaco, ha accettato un nuovo bando per 14 milioni di euro per l'arrivo di altri 880 profughi, e indovina chi lo avrebbe vinto? Il GUS. Il GUS, questa ONG che tu nel titolo della Verità dici forse un nuovo caso Buzzi a Macerata. Grazie Carlo, ti leggiamo sul... Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Nicola, buon lavoro. Ciao.